E ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per iniziare un po' a parlare di mercato e in questi giorni usciranno sicuramente dei video in merito alle news. La mia idea sarebbe quella in realtà di parlare di sole ufficialità da quando aprirà la finestra di mercato in poi, perché io sto registrando questi video delle news prima e parlare molto più raramente delle news perché col mercato attivo, col mercato aperto, secondo me è più funzionale parlare di solo ufficialità. Quindi diciamo che adesso usciranno diversi video legati alle news di mercato, però queste diminuiranno col tempo durante gennaio perché parlerò solo di ufficialità e sempre poi di notizie extra. Però per quanto riguarda le news, oggi diverse notizie di cui parlare, partiamo subito perché si parla di Chelsea che è alla ricerca di un terzino sinistro. Visto l'infortunio di Chilwell, che tra l'altro si è fatto male con la Juventus, se non mi ricordo male, si è rotto il crociato, comunque infortunio molto molto lungo che lo terrà lontano dai campi per tanto tempo, Chelsea che ha bisogno di un terzino sinistro di riserva. C'è già Marcos Alonso, ma serve un altro terzino. In tal senso si punta a Digne, terzino che sarebbe comunque in uscita dal Paris Saint-Germain, giocatore che viene da annate tutto sommato anche abbastanza comunque negative, no, forse all'Everton. Adesso scusate un attimo che ho un... Non mi ricordo dove gioca. Dean gioca all'Everton adesso, cosa sto dicendo? E Dean, ragazzi, scusate, dell'Everton, ex Paris Saint-Germain, gioca attualmente all'Everton e potrebbe quindi essere preso dalla squadra di Benitez per, diciamo, fare un po' di concorrenza con Marcos Alonso sulla fascia sinistra, perché ripeto, a Tuchel serve un altro terzino sinistro, se no giocare con Marcos Alonso le prossime 30 partite che mancano, 20 quelle che sono, non è tanto efficace, diciamo così. Serve un altro terzino che possa dargli anche respiro talvolta. Digne comunque un giocatore che conosce bene la Premier, è nel pieno della carriera, un classe 93, certo non viene da stagioni fantascientifiche, però è un terzino che ti garantisce comunque delle prestazioni discrete e chissà che magari non possa anche far bene. La formula che si paventa per questo possibile arrivo è un prestito, vedremo un po', un Chelsea che però è alla ricerca di un terzino. Detto questo, c'è da parlare un po' anche di Siviglia in questo caso, perché si parla di Martial, attaccante che è in uscita da mesi dallo United, si parla addirittura di una Juventus interessata, se vi ricordate, nelle settimane passate si è parlato molto di Martial alla Juve, Martial qui, Martial là, una Juve che è alla ricerca di un attaccante. Attenzione perché il Siviglia si sarebbe mosso prima rispetto a lui, almeno in maniera ufficiale, perché è stata presentata un'offerta di prestito per l'attaccante dello United, attaccante in uscita, giocatore che non trova spazio con Ronaldo, Cavani, Greenwood e tutti quelli che ha lo United lì davanti, normale non trovare spazio, Martial vuole giocare con più continuità e potrebbe quindi andare in Spagna, ad un Siviglia che è evidentemente alla ricerca di una prima punta, anche perché sembrerebbe essere uscita Enesiri che piacerebbe al Tottenham, se non mi ricordo male, o comunque piacerebbe una squadra inglese, quindi attenzione perché forse all'Arsenal addirittura, comunque una squadra inglese piacerebbe Enesiri, quindi potrebbe essere uscita proprio lui, che in realtà quest'anno sta facendo così così, ma l'anno scorso fece molto molto bene al Siviglia. Al di là di questo, Lopetegui chiede un attaccante e potrebbe proprio essere Martial, che è comunque un profilo internazionale. Bisogna un po' recuperarlo dal punto di vista mentale perché viene da annate negative, però certamente sarebbe un rinforzo interessante per un Siviglia che gioca l'Europa League, che in campionato è nei primi quattro e vuole continuare a rimanerci. Questo è. Detto questo, però, bisogna proseguire parlando un po' di Sassuolo in questo caso. Potrebbe arrivare, a me piacerebbe tantissimo. Io onestamente, se fosse vera questa notizia, lo prenderei subito al Fantacalcio perché a me piace tantissimo. E si parla di un possibile arrivo per il Sassuolo come sostituto di Boga, che ormai è praticamente fatta all'Atalanta. Si parla di 22 milioni di euro che il Sassuolo potrebbe subito reinvestire. Anche se in realtà c'è una questione anche legata ai salari, comunque una questione più che altro economica da tenere sott'occhio, legata alla Serie A, quindi bisogna un po' vedere, però il Sassuolo starebbe comunque puntando ad un giocatore per sostituirlo, perché anche a livello numerico serve qualcun altro per sostituire Boga. Si parla di Sinisterra,
Ala, esterno offensivo, classe 99 del Feyenoord, giocatore che a me piace molto, giocatore di assolutamente alto livello, che sa saltare l'uomo, che sa comunque anche creare superiorità numerica. Molto spesso anche si trova nel tabellino comunque dei marcatori in termini di gol e di assist. Giocatore assolutamente importante, sta facendo delle ottime stagioni in Olanda ed è pronto secondo me per il grande salto. È un giocatore che in Serie A potrebbe fare bene e onestamente è un colpo che lo vedo da Sassuolo. Il Sassuolo è quella classica squadra che può andare bene per Sinisterra perché è quella realtà, quell'ambiente che poi ti fa crescere anche con tranquillità. Quindi anche per un giovane rampa di lancio, non giovanissimo, ma comunque un giovane come Sinisterra, il rampa di lancio certamente può essere la scelta migliore, quella di andare al Sassuolo. E anche per il Sassuolo perché si, diciamo, accaserebbe in Emilia un giocatore di alto livello perché, ripeto, io lo reputo veramente un ottimo giocatore, in grado di poter fare bene anche in Serie A, quindi attenzione, a Sinisterra. Potrebbe essere veramente un colpo molto interessante. Parlando invece di Bologna, un giocatore in uscita, un giocatore che è arrivato a Bologna con grandi aspettative, si parlava molto bene di lui, è comunque ancora giovane e potrebbe però essere, anzi, potrebbe essere in uscita? No, è in uscita perché ha chiesto la cessione. Skovolsen, infatti, vuole andare via da Bologna, cerca più spazio, vuole giocare con più continuità e quindi vuole trovare un'altra soluzione. Quindi è in uscita, è stato messo comunque alla porta per sue richieste e il Torino ci starebbe pensando, quindi attenzione perché potrebbe rimanere in Serie A e andare al Torino, un Torino che in realtà non so se abbia la necessità di andare a prendere un esterno oppure un trequartista, perché già ne ha tantissimi, una Brecalo, Praet, cioè comunque ce ne ha tantissimi trequartisti, almeno 4-5 trequartisti ce li ha il Toro, Lukic, volendo, ne ha comunque diversi, e quindi non so se possa essere, diciamo, anche numericamente a posto andare a prenderne qualcun altro se ovviamente non va via nessuno, perché se va via qualcuno che attualmente è in rosa nella battaglia dei trequartisti va bene, se non va via nessuno Skovolsen sarebbe un acquisto in più e non so poi quanto possa giocare. Vediamo un po', un giocatore comunque giovane, un classe 2000, un giocatore anche in prospettiva importante che però trova poco spazio quindi non riesce ad esprimersi. Il Toro ci pensa, vediamo un po'. La formula sarebbe comunque quella del prestito, eh? Non ci sarebbero comunque altre formule particolari. Oggi però si parla molto di Lazio, infatti voglio parlarvi di due possibili arrivi per il reparto offensivo e un possibile scambio. Per quanto riguarda gli arrivi, si fanno due nomi importanti per la Lazio, che ha la necessità comunque di andare a prendere attaccanti perché alla fine quest'anno il sostituto di Correa non è arrivato, perché comunque una Lazio che ha fatto fatica anche in questo senso, ha cambiato certo modulo, però Felipe Anderson sulla fascia non sta convincendo molto. Serve qualcosa di diverso. Serve qualcosa di diverso e sul reparto, anche perché Zaccagni stesso è arrivato all'ultimo, nella finestra di mercato estiva e non sta convincendo tanto. E quindi serve qualcosa, per quanto riguarda il reparto esterni. Sarri ha chiesto qualcosa e si fanno due nomi importanti. Hudson-Odoi e Giovane Cabral. Dei due mi piace più Giovane Cabral, onestamente a me. Hudson-Odoi è certamente un giocatore più conosciuto, diciamo così. Sarebbe in uscita dal Chelsea perché trova, anche lui trova poco spazio, tanta, tanta concorrenza lì davanti. Vorrebbe giocare con più continuità e quindi potrebbe anche essere una soluzione positiva per lui. Lazio che ci starebbe pensando, ma la valutazione è abbastanza importante, 30 milioni di euro che la Lazio non spende da secoli, cioè sono 30 milioni la Lazio non ne ha spesi praticamente mai, almeno a mia memoria negli ultimi anni non ha mai speso così tanto per un singolo giocatore, ha speso 20 milioni per Murici buttati nel cesso completamente, però 30 milioni sono molti per quelle che sono le casse della Lazio, per cui già si parte abbastanza male. È un giocatore che però piace tantissimo a Sarri, Hudson-Odoi con Sarri ha fatto bene, così come anche Pedro, e quindi la società potrebbe, proprio per via dell'ottimo rendimento di Pedro, su ovviamente consiglio di mister Sarri, perché Pedro è arrivato su consiglio di Sarri, per volontà di Sarri, potrebbe proprio per questo motivo Sarri dire: io ho voluto Pedro, me l'avete preso, avete visto che cosa ha fatto Pedro, se mi prendete anche Hudson-Odoi, vi garantisco che fa così, che fa quello che sarà in grado di fare quello che sta dimostrando in questo momento Pedro, quindi potrebbe essere un colpo in tal senso. Si parla di un prestito con un eventuale anche riscatto, una formula comunque che prevederebbe anche un eventuale riscatto, vedremo. Però
Certo è che un calciatore è sicuramente importante, è un giocatore che può anche essere importante a gare in corso, se per le caratteristiche che ha. È un calciatore che nel 4-3-3 di Sarri giocherebbe come esterno e potrebbe sicuramente essere importante. Anche perché, vi ripeto, la Lazio sugli esterni quest'anno ha faticato e non poco. Felipe Anderson discontinuo, Zaccagni pure, l'unico che è stato più continuo rispetto agli altri è Pedro, ma serve qualcosa in più. Ecco, Hudson-Odoi potrebbe essere quel profilo di calciatore che va a rafforzare il reparto esterni. Ma io, ancora di più, punto su Jovane Cabral. Altro calciatore che sarebbe comunque interessata la Lazio, in realtà era vicino in estate, si parlava di un possibile arrivo in estate. Alla fine non è arrivato alla Lazio. Un giocatore che, ripeto, magari pochi conoscono, ma che onestamente a me piace tantissimo, è un classe 98, quindi è più vecchio di un anno rispetto ad Hudson-Odoi, ma è un giocatore ancora giovane, che ha fatto benissimo allo Sporting di Lisbona, uno dei profili migliori dello Sporting, assieme a Pedro Gonçalves, assieme comunque a tantissimi altri calciatori che compongono l'os dello Sporting, che a me piace tantissimo, tra l'altro. Un calciatore che sa saltare l'uomo, è un giocatore che sa anche dare il suo contributo in termini di realizzazioni, di gol e di assist, e diciamo che è un giocatore che quest'anno, però, dopo la stagione fenomenale dell'anno scorso, perché l'anno scorso Cabral ha fatto molto molto bene con lo Sporting, soprattutto in campionato, quest'anno sta trovando un pochino meno spazio e già in estate la Lazio era vicina, potrebbe quindi tornarci a gennaio. Le cifre sarebbero sicuramente minori rispetto ad Hudson-Odoi, sarebbe molto molto più alla portata, da un punto di vista economico 10 milioni te lo porti via, ma anche meno forse. Quindi sarebbe molto più, spenderesti molto meno per Giovane Cabral, è forse più una scommessa rispetto ad Hudson-Odoi, perché Hudson-Odoi il mister lo conosce. È più una certezza, però spenderesti molto molto di più. Quindi la soluzione è più economica, ma secondo me anche più funzionale, perché è comunque un calciatore che ha quelle caratteristiche per poter giocare nel 4-3-3 di Sarri come esterno. È un ottimo esterno, veloce, sa saltare l'uomo. Ragazzi, è un giocatore che potrebbe fare bene, secondo me, la Lazio. Certo, bisognerebbe un po' vedere l'impatto con la Serie A, perché quello non è da sottovalutare. Però io lo reputo un ottimo profilo. Anche la pari di Hudson-Odoi lo pagheresti meno? Io onestamente ci penserei a Giovane Cabral per una Lazio che ci è stata vicina anche già a gennaio. Uno scambio che a me fomenta tantissimo è lo scambio Orsolini-Lazzari. Con il Bologna la Lazio sta pensando di fare questo scambio pazzesco. E devo dire che io, se fossi la Lazio, quasi quasi accetterei. Nel senso che per me Orsolini era perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi. Cioè Orsolini alla Correa. Io ho sempre visto benissimo Orsolini alla Correa alla Lazio. Cioè, alla Lazio, Orsolini nel ruolo di Correa, per me poteva fare benissimo a fianco di Immobile. Adesso non si gioca più con quel modulo, giocherebbe da esterno, quindi bisogna valutare un po' questo aspetto qui, ma io lo reputo veramente, io lo vedo benissimo con la maglia della Lazio, onestamente, Orsolini. Un giocatore che ho sempre visto bene alla Lazio, non so perché, ma mi ha sempre dato quelle sensazioni da giocatore che può essere funzionale per la Lazio. Anche con Sarri può fare bene, alla fine la Lazio serve un esterno, un giocatore comunque come Orsolini che viene da stagioni un po' in calando, perché diciamo che abbastanza fattualmente Orsolini nell'ultimo anno ha fatto molto male, anche l'anno scorso non fece molto bene, è un giocatore che ha fatto una stagione buona, è un po' discontinuo, è un giocatore certamente discontinuo, però anche Lazzari non è che non abbia questa grande continuità. Sarri l'ha utilizzato un po' da terzino, ma terzino, cioè è un giocatore, Lazzari, che ha fatto giocare più avanti, perché da terzino un po' lo limiti, perché molto spesso la Lazio poi si ritrova a dover fare la fase difensiva e Lazzari non riesce poi a recuperare, cioè a fare avanti e indietro comunque con così tanto campo, perché se tu fai il terzino, lo spazio che poi devi percorrere per tornare nella posizione di prima è molto di più rispetto a quando tu fai l'esterno di centrocampo o l'esterno offensivo. Ecco per cui Lazzari è un po' limitato da questo punto di vista qui. Sarri non l'ha mai visto, l'ha mai visto comunque poco, l'ha utilizzato poco e secondo me anche male, per cui potrebbe essere in uscita. Si paventa questo scambio con il Bologna, che io quasi quasi farei, perché ripeto, Orsolini a me piace, è un giocatore che lo vedo bene alla Lazio, nonostante non stia facendo bene quest'anno,
È un calciatore che alla Lazio ci può star bene. Se si fa uno scambio alla pari, magari un conguaglio economico a favore della Lazio per accontentarla un po', ragazzi, io onestamente quasi quasi lo farei. Anche per Lazzari, andare a Bologna sarebbe anche un riscatto, perché viene da una stagione soprattutto negativa e deve ritrovare una dimensione come quella della Spal, in cui ha fatto molto bene, e soprattutto Emiliana, tra l'altro, e in cui può ritrovarsi per poi magari ritornare in una squadra big, dopo però qualche mese o anche qualche anno di alti livelli a Bologna. E in un Bologna che sta girando molto bene, come quello di Mihajlovic, secondo me anche Lazzari può trovare terreno fertile per poter far bene. Quindi attenzione a questo scambio, che onestamente sulla carta uno dice: ma no, che brutto, no, però secondo me ci potrebbe stare. Quasi quasi io fossi in Tare e anche nel Bologna ci penserei onestamente. A questo punto però spostiamoci nei campionati minori, in Serie B, perché l'Ascoli sarebbe su Falasco. Falasco che dopo le prestazioni brutte, comunque, soprattutto l'ultima con il Crotone, in cui si è fatto anche espellere, fortunatamente direi, sembrerebbe essere uscita. Il Pordenone non ci starebbe più puntando, l'ex giocatore del Perugia piacerebbe all'Ascoli di Sottil, che sta cercando comunque rinforzi per quanto riguarda i reparti esterni, anche per via della possibile uscita di Dorazio. Sembrerebbe essere sul piede di partenza per via di prestazioni negative fino a questo momento. Un Ascoli che ha bisogno di rinforzi, e potrebbe essere Falasco questo. Si parla di un interesse anche abbastanza importante da parte della società marchigiana, che potrebbe quindi portarlo ad Ascoli Piceno per rafforzare quindi il reparto esterno. Un giocatore che sulla carta non è neanche scarso, è un buon terzino, funzionale sicuramente a quella che può essere l'11 tipo di Sottil. Vediamo, un giocatore che potrebbe fare bene ad Ascoli, che, ripeto, cerca comunque rinforzi per andare a puntellare, migliorare quella che è la rosa attuale, che non sta facendo malissimo, ma neanche così tanto bene. Per quanto riguarda invece la Serie C, due notizie. Una, in casa su Tirol, un su Tirol che ha vissuto un ultimo momento di campionato negativo per via del focolaio di positivi, ma che in termini di risultati sta facendo benissimo, primissimo in classifica. Ha preso solamente 5 gol in 18 partite o roba del genere, veramente numeri stratosferici. Però l'obiettivo è di puntellare l'attacco, e si fa un nome che per la categoria è di altissimo livello, cioè quello di Galuppini. Galuppini, che è arrivato in doppia cifra già a ottobre praticamente, è un giocatore che arriva in doppia cifra ogni anno, a Renate veramente riesce a fare molto bene, ma è un attaccante da categoria, un attaccante che i suoi 13-14 gol a stagione li fa. E dovesse andare in Trentino Alto Adige, nello specifico al Sud Tirol, potrebbe comunque essere un rinforzo importante. In tal senso si sta valutando anche una contropartita, perché così come ha detto Condò, tra l'altro, sarà un mercato di scambi, ed infatti i Sud Tirol valutano una contropartita tecnica, che potrebbe essere o Candellone o Fischnaller, due giocatori che sembrerebbe essere uscita per via di recenti prestazioni non troppo positive e poco spazio trovato da parte di entrambi, perché per esempio c'è anche Odogwu, che lì davanti sta facendo molto bene, e per questo Fischnaller e Candellone potrebbero essere le pedine di scambio per portare Galuppini a Sud Tirol. Onestamente, allora, Fischnaller è un giocatore comunque che a Catanzaro fece molto bene, è un giocatore comunque importante per la categoria. Fossi in Renate ci penserei. Candellone pure non è assolutamente male, il giocatore tra l'altro, se non mi ricordo male, ex Pordenone Bari, ma al di là di ciò, ecco, è uno scambio che fossi in Renate non farei. Perché Galuppini è un giocatore per me, per Cevoli e per Renate, è fondamentale. È un giocatore che ti trasforma in gol tutte le palle che arrivano in area, o quasi, è quindi fondamentale per ogni squadra. E se Renate vuole puntare in alto, perderlo a gennaio non sta né in cielo né in terra. Ecco, dovesse arrivare un Fischnaller o un Candellone, sì, potrebbe essere comunque una contropartita anche funzionale, ma Galuppini, ragazzi, io fossi Renate non lo cederei mai. Cioè, Galuppini va blindato, è un giocatore che va blindato. Averlo in squadra è decisivo per raggiungere l'obiettivo che ti prefissi. E per cui perderlo no, anche perché andrebbe in una squadra che già sta facendo benissimo. Aggiungi anche Galuppini in Sud Tirol in B. Se Galuppini va al Sud Tirol a gennaio, il Sud Tirol in B praticamente ha chiuso la pratica, perché con Galuppini, ripeto, non è che fa 50 gol, ma è un giocatore che in area il suo lo fa sempre. Per cui, attenzione, è uno scambio che ovviamente andrebbe bene a Sud Tirol, perché ci mancherebbe a Renate un pochino meno. Ma vediamo un po', comunque.
è uno scambio che si potrebbe anche fare, vediamo. Ultima notizia in casa Potenza, un Potenza che quest'anno sta lottando così come l'anno scorso per non retrocedere. Attualmente c'è Trocini in panchina che richiede rinforzi per puntellare la rosa. In tal senso si punta ad un attaccante, un profilo che serve per la formazione lucana e il calciatore in questione è Monachello, attaccante comunque abbastanza conosciuto nel campionato di Serie C, giocatore tra l'altro ex Palermo, ma attualmente si trova al Modena. Attaccante che tra l'altro ha fatto anche diverse esperienze in B, ma a parte questo, attualmente si trova al Modena, in un Modena che sta facendo comunque un ottimo campionato, a pari punti con la Reggiana al primo posto, e ormai è un duetto, un duello a due, quello che porterà alla promozione di una squadra in Regione B. Ecco, un Modena che sta girando molto bene in quest'ultimo periodo, Monachello non trova spazio e quindi anche lui è esule di partenza perché evidentemente vuole giocare con più continuità. Quindi il Potenza sembrerebbe essere interessato. Un giocatore come Monachello servirebbe per rafforzare quella che è il reparto offensivo della formazione di Trocini. Quindi vediamo un po'. Una notizia che ci potrebbe stare. Un attaccante, tra l'altro, anche nel primo della carriera, un classe 94. Quindi è un giocatore comunque che non è neanche, dici, un giocatore sul limitare della carriera, ormai a fine carriera. No, è un giocatore nel primo della carriera che può essere certamente funzionale per l'obiettivo comunque salvezza del Potenza. A questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.